Dati sul son risalgono alla metà 800, dove ancora prima esisteva già la musica. Non bisogna andare troppo per il sottile a chiedersi qual è stato il primo son, chi ha inventato il son. È venuto da solo, non è stata una cosa indicata. Scambi di indizi tra Lana, Santiago, allora dicono che gli Amaneri, era quello anche dopo la... analizzando le foto e i video dei gruppi Gianluì, pensavo, ma è possibile che sono tutti mancini? Perché una volta, la tumba per la prima volta è stato lui, anche l'orchestra Castello della Baia l'aveva fatto, mai da più, una cosa un po' commerciale, non di sostanza. Non c'era questa cosa. Montuno significa ritornello, la parte che è più ballabile, la parte più ripetitiva, la parte che aumenta di velocità. Un son tipico cubano è formato di solito da tema, esposizione del testo e della storia, montuno con un coro o vari cori che sono... entra spesso nel cucciolo, peggio di tre soy un hombre sincero.